Grande successo per questa due giorni al Marina di Pescara, il Salone dello Studente, come si può vedere anche dalle immagini, tantissimi ragazzi oggi e anche ieri a visitare gli stand qui al Porto Turistico. Sì, ecco, avete visto anche voi, insomma parliamo di 15.000 ragazzi che hanno affollato il Salone nella due giorni. Devo dire che il Salone dello Studente è molto molto soddisfatto dell'accoglienza che ci è stata riservata su questi due giorni. Noi abbiamo accolto in questi due giorni 40 proposte formative, offerte formative del territorio nazionale e internazionale. Abbiamo avuto tutta una serie di incontri in cui i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare direttamente l'offerta formativa territoriale e dove hanno potuto tra l'altro incontrare quelle che sono le istituzioni del territorio che si impegnano ogni giorno per condurre questi ragazzi verso il futuro. Tra i vari stand anche quelli di alcune università. Sì, come dicevo sono 40 proposte formative, noi accogliamo ovviamente le proposte del territorio, quindi abbiamo la proposta dell'Università di Chieti, di Pescara, abbiamo avuto l'Università di Teramo ovviamente qui presenti, però non ci fermiamo qui, nel senso che al Salone dello Studente abbiamo anche la proposta di università che provengono dalla Lombardia, diverse realtà che provengono da tutta l'Italia, proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di avere tutta la panoramica accademica a disposizione. Una grande risposta in termini numerici da parte dei giovani, ma anche in termini di interesse. La risposta è sempre positiva, noi abbiamo avuto le sale delle presentazioni formative e tutti gli incontri dedicati ai ragazzi sempre colme, questa sicuramente è una grande soddisfazione per noi perché significa che il servizio che noi offriamo è efficiente, è funzionale e insomma per il futuro ci aspettiamo di fare ancora di più.